Questa settimana è partita la corsa per la presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza, uno dei provvedimenti fortemente voluti dal governo giallo-verde, vero cavallo di battaglia del movimento fondato da Beppe Grillo. Com'è andata la prima giornata di richiesta del reddito di cittadinanza nelle Marche? Rispecchia un po' il dato nazionale, quindi non c'è stata tutta questa gran ressa nei nostri uffici. Noi già dalla scorsa settimana avevamo gestito con degli appuntamenti, quindi avevamo raccolto già delle adesioni per quello che riguardava la domanda del reddito di cittadinanza, quindi siamo riusciti a calendarizzare queste persone e da qui alla scadenza, che sarà quindi entro la fine del mese per la presentazione delle domande del reddito di cittadinanza, riusciremo ad evaderle tutte. Ieri, diciamo, c'è stata un accesso ai nostri servizi fiscali un po' più della normalità, ma niente di particolare, quindi rispecchia quello, esatto, non c'è stato questo assalto o questa fila davanti ai nostri uffici. Il reddito di cittadinanza insieme alla pensione di cittadinanza è stato introdotto con un decreto legge nella manovra di bilancio solo pochi mesi fa. Poco tempo per lavorare sulla fase pratica da parte degli operatori che sono in fase di aggiornamento professionale. Noi ovviamente periodicamente, col fatto che ancora siamo in una fase di emendamenti del decreto, siamo suscettibili di modifiche giorno per giorno. Noi ovviamente abbiamo cominciato a fare le domande utilizzando il modulo che è previsto dal Ministero del Lavoro attraverso un nostro applicativo, quindi noi non lavoriamo direttamente sul sito del Ministero del Lavoro, ma abbiamo i nostri applicativi che poi dopo a sua volta scaricano le domande sul sito del Ministero. Da questo punto di vista noi tecnicamente non abbiamo avuto problemi, non abbiamo il problema dello speed come magari tanti cittadini che hanno fatto la domanda personalmente, quindi da questo punto di vista siamo a posto. Non ci sono particolari criticità per quello che riguarda il versante della domanda. Certo che se venissero fuori degli ulteriori emendamenti, questo potrebbero provocare tre situazioni diverse. Una, che si potrebbe ripresentare la domanda, quindi chi già è venuto da noi ha presentato la domanda, potrebbe essere costretto a ripresentarla se, diciamo, la struttura cambiasse in modo radicale. L'altra è che potrebbe essere una domanda di integrazione, rispetto, quindi una variazione rispetto alla domanda già presentata. O terza soluzione è quella che comunque le domande che sono state inviate, anche se ci fosse una modifica sostanziale del decreto, del testo finale, verrebbero accolte con un regime transitorio. Tante le richieste, tanti anche i dubbi legittimi da parte degli utenti che intendono fare richiesta del reddito di cittadinanza. Quali consigli ai cittadini? Allora, ci sono alcuni requisiti che possono essere, diciamo, dei paletti, dei cancelletti d'ingresso, altri che però sono suscettibili di valutazioni su cui noi ovviamente come CAF non siamo in grado di dare delle risposte oggettive, perché poi le verifiche ovviamente le farà direttamente l'INPS e quindi non noi. Però ci sono alcuni requisiti che ovviamente devono essere indicati nella domanda, e se non ci sono ovviamente la domanda non va avanti. Parliamo dell'indicatore ISEE, no? Che deve essere inferiore ai 9.360 euro. Anche qui però faccio una postilla, che l'indicatore ISEE non è proprio, potrebbe anche essere superiore se si verificano altre condizioni all'interno del nucleo familiare. Gli altri requisiti sono quello di essere ovviamente cittadino europeo, comunitario o non comunitario. Per i non comunitari ovviamente vale il permesso di soggiorno o il diritto di soggiorno. Occorre avere la residenza in Italia, questo vale per tutti, anche per i cittadini italiani, da almeno 10 anni, e gli ultimi due devono essere in maniera continuativa. L'altro è il reddito familiare, che ovviamente deve essere inferiore ai 6.000 euro. Se uno percepisce un reddito superiore, l'integrazione, i famosi 780 euro, diciamo, raggiungono quel limite di reddito lì, che sale a 7.560 per la pensione di cittadinanza. Poi c'è il reddito immobiliare, cioè i valori immobiliari devono essere inferiori ai 30.000 euro, esclusa la prima casa. Ci sono i valori mobiliari, quindi, che ne so, i conti correnti o altro, che devono essere inferiori ai 6.000 euro, però anche qui ci sono delle scale praticamente che ti permettono di arrivare fino a un massimo di 10.000 euro. Quindi se uno avesse un conto corrente, un saldo superiore a 10.000 euro, sarebbe escluso dalla percezione del reddito di cittadinanza. L'idea nostra comunque che ci siamo fatta, a prescindere da questi che sono i criteri, è
che nell'incertezza la domanda va fatta, nel dubbio, quindi noi non riusciamo a dire sì o no. Se ci sono dei parametri al limite o comunque non siamo in grado di fare una valutazione ben precisa, consigliamo a tutti i soggetti interessati o papabili di fare comunque la domanda per il reddito di cittadinanza. Un concetto da ribadire con forza è che il rifiuto o la concessione del reddito di cittadinanza è una decisione che non spetterà al CAF e neppure alle Poste, bensì all'INPS. Questa cosa, infatti, noi ovviamente facciamo una consulenza, spieghiamo quello che dobbiamo inserire nella domanda, anche se la domanda, diciamo, è prestabilita, noi dobbiamo mettere solo dei flag sulla domanda e indicare quelle che sono sì o no le domande che vengono fatte. Ovviamente dobbiamo far sì che il soggetto che sia davanti a noi sia consapevole delle dichiarazioni che ci fa, perché ovviamente non siamo noi i soggetti, quindi c'è anche una sorta di liberatoria nei confronti del CAF rispetto a quello che ci dichiara il cittadino. In questo caso quindi noi facciamo questa consulenza anche a posteriori, perché poi comunque se la situazione del nucleo familiare varia, perché che ne so, un soggetto ha trovato lavoro, oppure c'è stato un decesso, oppure uno ha perso lavoro, o un soggetto ha dato le dimissioni perché magari no, alla ricerca di un posto di lavoro migliore, parliamo di dimissioni, non licenziamento, in questo caso occorre fare un'ulteriore domanda che si chiama modulo ridotto. E questo ovviamente è sempre onere del CAF farlo, il modulo ridotto lo fa solo il CAF, non lo fanno le Poste. Quindi mentre la domanda ordinaria, che è quella iniziale, può essere inoltrata anche tramite le Poste, per quello che riguarda le variazioni successive vanno fatte tramite i centri di assistenza. E noi su questo ovviamente diamo un supporto ai soggetti che vengono da noi per fare queste domande. Quindi è una sorta di presa in carico che facciamo anche come struttura.